Una capoccia tanta per la carota e la patata stamattina, vedevo, fai da tre ore che mi fanno dei calci, se dici queste sciocchezze, se fai questi riferimenti alle due turbe, poi alla fine non si può mandare la puntata a mezzogiorno. Perché? Che ne so, voglio dire al mio presidente, sai quello che si è tutto casa e chiesa, chiesa di tanto. Ormai comanda solo lui. A ma patata. Bene, prendete una patata pelata e muoviti, cretin, e questa pelatela, una patata di quelle rosse, vedete? Questa è una patata rossa. Una cuccia rossa, bene. Con rossa, è rossa, molto farinosa. È molto farinosa. È buona per fare gli gnocchi. Perfetto. Ecco, così tiriamo via tutte le cose che non servono. Perfetto. Tarara, 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 tata. Bene. Facciamo a dadini, vero? Ora metti in terra, no? A dadini, però... Prendiamo una sciacquatina. La lavata, una asciugata, torna come prima, come si suol dire. Allora... Allora, stavo pensando. Ovviamente questi scarti non li buttate. No, certo, quelli vanno per il brodo, vanno per altre cose. Voglio fare una cosa un po' così. Allora. Un cubo praticamente. Dei cubi. Dei cubi. Come lavori la patata tu, pochi. Allora, un cubo. Un altro cubo. Quattro. Basta. Allora, sapete che l'insalata russa è composta da tre elementi base, che sono la patata, la carota e i piselli, mischiati poi con la maionese diventa l'insalata russa. Allora io oggi... Ho detto di fagiolini, ma non è... Non vanno i fagiolini. Questa è la base, tutti e quattro questi ingredienti. Noi oggi vogliamo ricreare tipo un'insalata russa scomposta. Mettiamo le cose... ogni ingrediente per i fatti suoi, in più... Mettiamo dei cubettoni di tonno. Crudi? No, leggermente scottati. Intanto mettiamo a bollire la patata. Faccio ancora dei cubetti. A cuocere. Questi li possiamo mettere da parte. Allora, in un'altra pentola mettiamo un po' di piselli a cuocere. Però, vedi, hai preso più piselli che patate, chef, eh? La carota, facciamo la stessa cosa. Poi mi fai vedere come da tonda la fai diventare quadra. Prima. Chiaramente servono patate, scusate, carote molto... Carote? No, per fare questa cosa, come hai fatto i cubettoni di patata, l'hai fatti così, la carota deve essere bella grossa. Chi l'ha detto? E beh, con le carotine... Sono
tranquillo. Che giocano sopra? Sì. I figli dell'orco? Perché stanno smontando delle pareti. Ah, ah, ecco, stanno a fare i lavori. Quella è già quadrata. La facciamo più piccola perché quelle. O se no facciamo. Così, bravo, così, guarda che carino. Ecco, vedi? È arrivato il pane. Vedi? Anche chiaramente questa cosa della carota. Sai che i miei cani mangiano la carota? Tutta la frutta veramente mangiano. E anche le verdurine. Ma la carota gli piace particolarmente. Che fresco, dolce. Allora, abbiamo messo in tre pentole diverse. Perché hanno una cottura differente. Ora passiamo a fare il dadone di tonno. Ecco. Quella è una porzione per me. Questo va in frigo. Allora, via la parte negra. Allora, la stessa cosa facciamo con... Mi sembra l'ho tagliato un pochettino storto. Ok. Anche qua facciamo dei cubettoni. Grandi così? Sì. Proprio Madonna. Questo lo mettiamo da parte. Hai fatto anche il triangolo? È perché mi è rimasto questo, se no devo tagliare un altro. Il triangolo, no? Chi di noi non fai fatto? Il triangolo no! Non l'avevo considerato, d'accordo? Adesso che devo fare? Puliamo il. Sai che io volevo invece recuperare che ho del pesto già frullato. Ce l'hai? Facciamo? Recuperiamo. Recuperiamo. Ce l'hai? Sì. L'hai preparato quando? Stamattina? No, stamattina l'ho preparato perché mi serviva per una per un'altra preparazione. Allora, diciamo cosa è successo. Allora, olio del formaggio grattugiato e delle bacche di goji. A me mi servono frullate e poi mi servono a insaporire la maionese. Bene. Va bene? Sai che fai? Ne mettiamo un altro po' perché mi sembra un pochettino scarso. Lo frulliamo e aggiungiamo. Allora, mentre io trucco oggi. Oggi in italiano. Top, il diamante rosso della salute e della longevità, una sorta di piccola cassaforte di minerali antiossidanti, polifenoli, vitamine B, vitamina C, vitamina C, una banca, veramente una banca vera in cui è depositato la salute del nostro corpo e del nostro spirito come
dicono da millenni in Oriente, il Tibet, la Mongolia, basta così, il Nepal, la Cina stessa. Oggi abbiamo la grande fortuna, grazie alla rete d'impresa Likon, di poter godere della freschezza delle parti di corsa e quindi il resto di oggi. Bene. E poi le trovate anche chiaramente in distribuzione nei migliori supermercati, quelli buoni, garantiti, e dagli ortofrutta più illuminati, cioè quelli che decidono di dedicarsi più alla qualità e alla sicurezza che non alla quantità. Perché è importante consumare il goji fresco? Beh, perché è importante consumare tanto il goji italiano, perché nel goji italiano... Che cosa hai fatto? Non toccare, mi fa danni! Ma che fatto? Le devo dire tutte? Non si tocca. Sono andato a fare la pipì e allora per non farmi sentire dalla regia avevo chiuso il... Che hai preparato? Oh, la maionese è stata arricchita con il pesto di bacca di goji. Ne mettiamo ancora un altro po', ma basta. Perché basta? Eh? Bene. Oh, bello, che si sente tanto. Questa, quindi questa qui che andrà a condire gli ortaggi dell'insalata russa, questa volta sarà un'insalata russa al confine con la Mongolia, giusto? Ah, una battuta. Bene, però io, caro chef, lo sai che devo necessariamente assaggiare quando tu fai queste cose, che non vorrei... Ma c'è un po' d'aglio? Certo, nel pesto. Nel pesto c'è olio. Bacche di goji italiano, aglio e un po' di formaggio grattugiato. È un pesto normale. Olio extravergine d'oliva, olearia San Giorgio, aspromontano chiaramente perché funziona meglio a crudo. Aglio, mi raccomando, scegliamo l'aglio bianco, non l'aglio rosso. Ma vedete che l'aglio dentro c'ha la pellicina, no? L'ultima pellicina può essere rossa o può essere bianca. L'aglio bianco, per la maggior parte, è coltivato nella nostra magnifica Puglia. Quindi utilizziamo l'aglio bianco, quello con le teste d'aglio belle grosse, che sono enormi. Lanciamela una. Vieni. Grazie. Questo, vedete? Questo qua. Vedete che dentro è bianco? Bene. Allora, che vuoi? Un piatto. Sta buona. Piatto. Poi la maionese la prepariamo chiaramente noi con l'olio a filo. Che ci mettiamo dentro? L'aceto? L'olio a filo? No, olio, formaggio grattugiato. No, nella maionese. Per preparare nella maionese. Allora mettiamo prima un tuorlo d'uovo, un pizzico di sale e una goccia poco di limone e poi va l'olio di semi a filo e si fa montare. Quando è montata si fa sbianchire il germente con un po' di aceto, ma proprio un goccino, e un'altra goccia di limone. E si lascia riposare, e quella è la nostra maionese. Bene, quindi abbiamo preparato la nostra maionese, poi ci abbiamo messo dentro il pesto di bacche di goji e ora prepariamoci a presentare la nostra meravigliosa insalata russa, cioè oggi cubettone di tonno con un'insalata russa rivista dal nostro meraviglioso chef Rocco Ianni. Come ti è venuta sta ricetta? No, dico, come ti è venuta in mente di fare sta ricetta? Non lo so. Ti sarà venuta in mente in qualche modo? Sì. Io le ricette le faccio il giorno prima che noi dobbiamo fare la ricetta, la sera per la mattina, mi siedo e comincio a pensare quello che possiamo fare. Ed avevo questo tonno, però non sapevo come farlo. Poi, siccome
parlando in cucina, maionese, besciamella, insalata russa, insalata capricciosa, mi è venuta questa ricetta e ho scritto, non l'ho mai fatta. Senti, adesso proviamo. Stiamo cucinando da un bel po' di tempo le nostre bacche di goji. Sì. No? Come ti trovi? Bene, molto bene. All'inizio per me era una cosa nuova, adesso il goji invece, italiano, chiaramente. Il goji, no? Italiano, invece era una novità. Una novità. Perché è un po' dolciastro, non è salato per niente. Non è piccante, diciamolo. Non è piccante, è rinfrescante. Quando lo metti in bocca che ti dà quella sensazione di fresco, di dolce, più che altro. Che allora, diciamo intanto che se lo mangi, lo rimangi. Sì, cioè, non è vero. È vero? È come le ciliegie, uno tira l'altro. Appena ne assaggi uno... Io ti dico una cosa, onestamente, te lo dico con molta sincerità. Da quando ho iniziato, da quando l'ho scoperto il goji italiano, poi peraltro fresco e bio, la vaschettina del goji italiano non manca mai dentro al mio frigo. Questo perché? Perché lo metto nello yogurt della mattina, lo mangio come frutta, lo metto nelle composizioni varie, che siano dei primi o siano dei secondi. Molto spesso, ho fatto l'altro giorno, ho preparato una crostata di frutta e l'ho fatta con mirtilli, lamponi e bacche di goji. Mentre mia nipote Marianna, che è una meravigliosa pasticcera, l'ha fatta con kiwi, pesche e bacche di goji e con delle fragoline e con la, chiaramente con una crema pasticcera a condimento. Devo dirti veramente buona, buona da morire. E quindi ti dicevo, io non ci rinuncio, così come non rinuncerò, e ne sono certo perché l'ho già assaggiata, alla buona marmellata di bacche di goji che si trova già in commercio chiaramente e che andrà a sostituire, per quanto mi riguarda, le bacche di goji fresche quando non sarà più stagione, perché loro sono stagionali, quindi fino a novembre le troveremo, poi da novembre in poi le troveremo quelle essiccate, goji italiano essiccato, mi raccomando, non il goji. Il goji così non ha la sicurezza e non ha la qualità che ha il goji italiano, che è prodotto e lavorato in Italia, quindi niente conservanti, niente trasporti strani in navi che fanno il giro del mondo di tutti i mari e non si sa mai come la roba venga stivata, quindi facciamo le cose fatte per bene. Allora, bene, adesso è l'ora del tonno. Adesso prepariamo il tonno. Via, quindi buttiamo giù. Serve. C'era la padella. Ah, quello invece lo salti in padella. Con un filo d'olio. Ecco, mettiamo un filo d'olio, che per noi è sempre olio extravergine d'oliva, sì, oleare, sì, a San Giorgio. Lo tu lo metti nel biberon chiaramente, sì, perché per qua una praticità. Una questione più pratica, è chiaro. Ecco. Allora, i cubettoni. Leggermente, mai detto, leggermente saltati, vero? Sì, sì, sì. L'abbiamo già fatto il baccalà con le bacche di goji? Sì, l'abbiamo fatto gratinato. Ah, una è vero, volta. Buono. Però me lo prepari un altro giorno, che io adoro il baccalà. Questo è un triangolo. E quello è il te piace a te. Parlano poi. Vedi, così. Lo facciamo cuocere da tutti i lati, chiaramente. Sarà cotto all'esterno e invece rimarrà crudino all'interno, per come deve essere. Te? Io già sto per impazzire. Niente sale? No, dopo. Dopo,
È vero questa cosa che se si mette il sale, carne e pesce perdono i liquidi? I liquidi? Quindi ricordatevi, nella cottura della carne o del pesce non aggiungete il sale prima perché perdono i liquidi. Chiaramente quando si fa arrostito, insomma saltato in questo modo, se invece dovete preparare, oppure se fate il roast beef, mai salare prima, mi raccomando. Se invece preparate un ragù o il brodo, è chiaro che a mettere il sale è meglio perché rilascia il liquido e si insaporisce anche il sugo o il brodo. Eccolo qua, lui è arrivato. Allora, e pensare che una volta, fino a poco tempo fa, nelle case degli italiani il tonno entrava quasi sempre in scatola perché no, si preparava solo, a volte si preparava sì, solo no, saltato in padella, arrosto, e i ragazzi lo mangiavano malvolentieri. Invece adesso, preparato in tutte le, con tutte le salse, tutte le cose, è chiaro che lo si mangia con maggior gusto. Una tagliata di tonno è sempre una tagliata di tonno. Così. Ah, qua ci sono i triangoli e lì i quadrati. Bene. Capito? Un'insalata russa, come hai detto, scomposta? Sì. Guarda. E mo metti i piselli quadrati però. No, scusa, ha fatto tutto quadrato. E le bacche di goji? Rocciolau. Per dare colore al piatto. Pensa a te. Basta. Così. Prepara la mia. Ah certo. Basta, no, buttacela così, non ti preoccupare. No, ma faccio un disegnino invece di mettercele, guarda, non ti preoccupare, tanto io ormai sono. È? Se vuoi quella, Basta. A me lo sbaffo no, Ma pensa te. Bene. Dici che cos'è questa meraviglia, io intanto. Questo è insalata russa al goji e tonno scottato in padella. Io parto col pisello, Rimane un po' al dente questo pisello. No? Mamma che bontà, insalata russa. Vado col triangolo. Eccolo, esattamente quello che dicevo prima, vedete? La cottura all'esterno, sì, all'interno invece noi facciamo così. Che buono. A patata. Hai capito?
Assaggiamo la patata ogni tanto. Buono. Buono. Buono, eh? Buona, buona, ogni tanto va bene. Poi si gonfia la pancia, se no. Buona. Bene. Allora, noi con queste meraviglie ci vediamo domani. Sempre qui a Bagnara, nel cuore del ristorante Le Saie, viale Filippo Turati, che sarebbe il lungomare praticamente. Chiamateci, telefonate al 340 30 42 728. Lo sapevo, hai visto? Sì, sì. Voi telefonate e lo chef Rocco Iannichi, che vedevo dire, ci sta facendo delle robe. Poi vi serve un vino come il Costa Viola, che è una delle chicche vere della produzione, come si dice, enologica? Enologica. Enografica, enomodica, enotica. Insomma, la produzione di vini calabrese, questo è uno dei principi veri, un vino di mare, perché le uve sono coltivate nei terrazzamenti della Costa Viola, vi offre il goji italiano, vi offre i migliori oli dell'Olearia San Giorgio e qui, e poi il pesce, che è la roba che qui arriva veramente vivo. Cioè, la mattina dal mare proprio i pesci si consegnano da soli, perché dice: se devo morire, meglio per mano tua che non in mani sbagliate. Vi devo dire che per noi è una gioia veramente arrivare la mattina qui e vedere la processione di fornitori e vedere che ogni giorno arriva roba fresca. Non a caso io posso essere, se per quello che valgo, posso essere uno dei testimoni, perché come vedete mangio tutto, crudo, cotto, mi fido ciecamente. Grazie. Perché tutto è molto buono e tutto è veramente di grande qualità. Noi ci vediamo domattina alle 8 con le ricette, e domani a mezzogiorno poi per prepararli insieme con voi. Buon appetito e buon sud. A domani. Ciao. Ciao. Ciao Nino. Ciao. Ciao.